si è concluso attorno all'ungherese intervento in aiuto di due donne che si erano perse in un posto di illuminato per una di Longaria sui colli Verdi. Ieri sera verso le 21 il soccorso alpino di Pavia è stato contattato dal responsabile della protezione civile di Longaria, poiché alcune persone sentivano delle grida provenire da sopra l'abitato di Lumignano. Mentre due soccorritori che vivono nei pressi si avvicinavano per una verifica, è arrivata anche l'attivazione da parte della centrale del 118 su richiesta dei vigili del fuoco. Due donne, madre e figlia, avevano infatti perso il sentiero e si trovavano al buio in un punto ripido e scosceso. Dopo essere riusciti a geolocalizzare tramite l'apposita applicazione per smartphone, una squadra di 8 tecnici si è inoltrata nel bosco, le ha individuate e raggiunte in una quarantina di minuti a piedi. Le due donne di 62 e di 25 anni di Torri di Quartesolo stavano bene, pur affaticate e scosse dalla situazione. Erano partite per una camminata lungo il sentiero numero 8 delle grotte, finché, scendendo in un tratto molto ripido, non erano più riuscite a tornare sui loro passi e avevano seguito la traccia di qualche animale verso il basso, fino a non potersi più muovere. I soccorritori li hanno dotate di imbrago e assicurate per poi proseguire lentamente con loro nella fase di rientro, ostacolati dal terreno reso particolarmente scivoloso dalle piogge. Il ritorno in paese è stato agevolato grazie all'illuminazione dell'area da parte delle foto elettriche dei vigili del fuoco di Vicenza. Sul posto la protezione civile di Longare e un'ambulanza che ha valutato le condizioni delle due donne.